Le provocazioni non mancano, dice Picciolini, adesso naturalmente le indirizzeremo ai diretti interessati, quindi ai presidenti delle autorità. Chiamerei subito per un primo giro appunto di interviste Pierpaolo Bortoni, presidente dell'autorità per l'energia e il gas, buongiorno presidente, benvenuto, e Antonello Solo, presidente dell'autorità garante per la protezione della privacy per i dati personali. Eccoci qua, grazie per il vostro intervento. Che salutiamo, buongiorno, siamo quasi tutti, eccoci qua, grazie, sistemiamo naturalmente, però insomma l'ho presentato, quindi sapete, siete davvero in tanti, qua dobbiamo cambiare sala, Piccioli, l'anno prossimo, perché... Vediamo la dottoressa non può cambiare la sala. No, è singolare comunque, adesso non so se questa affluenza è dovuta al richiamo che hanno i presidenti che abbiamo invitato, o perché i temi sono naturalmente molto interessanti, quindi c'è largo interesse, questo ci fa piacere intorno al tema della tutela dei consumatori. Presidente Bortoni, comincio subito con lei, eccoci qua alla mia sinistra. Se vuole dire subito un commento rispetto alle provocazioni, come ha detto Picciolini, appunto, che il professor Bassan ha lanciato, se vuole anche sul tema della necessità di armonizzare le tutele al proprio interno. Che tipo di lavoro in questo ambito deve fare appunto l'autorità garante per l'energia e il gas nel nostro paese, e poi parleremo naturalmente anche di tutto il lavoro che fate per la tutela dei consumatori, perché voi siete molto attivi, multate anche parecchio per questo battito, e soprattutto state andando appunto in una direzione di sempre maggior trasparenza dell'operato degli operatori appunto nei confronti dei consumatori. Poi un primo commento sulla relazione di Bassan. Credo che sia già acceso. Buongiorno a tutti. Io mi scuso, ho chiesto a Barbara Rosciani di parlare per primo perché poi devo lasciare il tutto per forum e andare per le 11:30 al prosumer forum, che sono i vostri colleghi, i vostri cugini, cioè quelli diciamo dei piccoli produttori di energia elettrica decentrata. Quindi mi scuso subito sulla carica. Anche quest'anno, come ogni anno, quest'anno il sesto rapporto consumerismo 2013 ci offre tanti spunti di riflessione anche per la mia autorità. Nella lettura anticipata di esso ho avuto l'opportunità di farlo, è umano che ogni diciamo componente di autorità vada a cercare le positività, no? Però credo che al di là di questo, come dire, di questo aspetto umano, penso lo faccio giudice ai colleghi, è opportuno, è più opportuno e più saggio invece fermarsi, soffermarsi, indulgere sui punti di criticità, di stimolo a far meglio di ogni singola autorità. Ne toccherò alcuni per me importanti, però non tralasciando la domanda della consigliatrice. Primo, non ci siamo messi d'accordo col professor Bassan, proprio il primo punto che volevo, che è contenuto nel rapporto 2013, che volevo sottolineare dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio, è questa esigenza di coesione tra regolatori, quindi tra regolatori nazionali. Infatti la tavola rotonda che si intitola Regolazione al tempo della crisi, io l'avrei titolata semplicemente mettendo la plurale Regolazioni al tempo della crisi, nel senso che c'è questa esigenza, che non è solo estetica, di coesione. Adesso parlare di unità dei regolatori nazionali mi sembra un po' forte, perché si mortificherebbero le specificità, le peculiarità dei singoli settori, è stato detto anche prima, le storie, i retaggi diversi, i poteri diversi, però c'è questa esigenza di coesione tra le regolazioni, ancor più sentita nei tempi di crisi. Quindi questo vuol dire, è il mio commento al titolo della tavola rotonda. Non ci siamo messi d'accordo, tant'è che in tempi non sospetti, nella relazione nostra annuale di giugno 2013, fine giugno, in Parlamento, abbiamo più volte, abbiamo insistito su questo famoso luogo comune, lo chiamo così in maniera, vuol dire, sostanzialista, luogo comune di collaborazione tra i regolatori nazionali. Ovviamente non mi dimentico dell'amico che non è regolatore, ma che è sicuramente un fratello di collaborazione, che è l'antitrust, quindi un luogo comune in cui possa avere luogo questa collaborazione tra regolatori, o comunque allargata anche a istituzioni che hanno a cuore la tutela del consumatore, la tutela della concorrenza. Un luogo comune
che sia finalizzato a che cosa? E qui tocco uno dei punti del professor Bassani, finalizzato a sviluppare un minimo comune multiplo di best practice tra i regolatori nei diversi settori su quattro punti. Il primo è quello del professor Bassan, cioè per arrivare a focalizzare meglio e in maniera più unitaria la tutela del consumatore. Consumatore che, voi lo sapete meglio di me, è per definizione con un soggetto multisettoriale, cioè non si capisce come mai un consumatore che appunto utilizza dei servizi a largo spettro debba essere poi raggiunto da una tutela del medesimo molto settoriale. Deve esserci una orizzontalità proprio perché il consumatore è multisettoriale. Quindi primo punto, questo luogo comune dei regolatori più l'antitrust deve occuparsi di tutela del consumatore, facendo proprie le best practice che possono venire dai diversi regolatori. Ma io aggiungo anche tre altri punti. Il primo è per trovare delle politiche comuni, specialmente in tempi di crisi, poi dirò quello che stiamo facendo noi, per l'attrazione e il finanziamento degli investimenti in momenti così difficili come quelli della crisi economica. Terzo punto, questo luogo comune, non dimentichiamolo, dovrebbe anche sviluppare e avere, come dire, concentrarsi su quelli che sono le cross sectorial, cioè ci sono delle aree di regolazione tra settori. Vi faccio due esempi. Le smart cities è un momento di un oggetto, sono una serie di oggetti, ma è un momento di sovrapposizione di regolazione tra l'autorità delle telecomunicazioni e l'autorità dell'energia. La mobilità elettrica è un momento di sovrapposizione regolatoria tra l'autorità dei trasporti, che per la prima volta debutta quest'anno, quindi facciamo tanti auguri al presidente Camanzi e ai suoi componenti, e l'autorità per l'energia. E ultimo, ma secondo me più importante, momento di coesione regolatoria comune è quello dello sviluppo di un approccio europeo. Diceva il professor Bassani, molti di questi regolatori hanno delle norme genitrici europee, ma io dico di più, alcuni discendono proprio da delle norme istitutrici europee, altri chi è nato prima, come l'autorità per l'energia, e poi comunque è stato adottato dalla normativa europea, quindi il secondo e il terzo pacchetto di energia hanno certamente individuato nelle autorità nazionali di regolazione tutta una serie di attribuzioni di stampo europeo per cercare di uniformare il quadro. Quindi questo ben venga, ce l'abbiamo proposto in fase di relazione annuale, ben venga questo luogo comune. Non mi spendo sulla forma giuridica che deve avere questo luogo comune, perché sono sicuro che qualunque cosa dico verrà bruciata in termini di forma giuridica, però mi interessa la sostanza, questo contenitore che abbia come obiettivo la collaborazione intersettoriale dei regolatori nazionali. E questo è anche quello che auspica il rapporto ed è già stato detto. Io credo che se mai nascerà un luogo di collaborazione come quello che ho auspicato, io credo che anche poi l'interazione tra la materia di regolazione e il codice del consumo, che ovviamente deve essere unico, applicato unicamente a tutti i settori, questa interazione tra la parte regolatoria con il suo enforcement e il codice del consumo non potrà altro che migliorare, proprio perché c'è una unitarietà di approccio e una visione a 360 gradi orizzontale, intersettoriale. Un elemento che abbiamo introdotto noi, noi siamo arrivati nel 2011, abbiamo iniziato la nostra consigliatura lì, purtroppo, comunque sfortunatamente, nell'anno proprio della seconda ondata di crisi economica, finanziaria, che anche intaccava i debiti sovrani di alcuni paesi dell'Unione Europea come il nostro.
Sostanzialmente, quindi, la crisi, sappiamo, non dico che cos'è, ma l'abbiamo toccata con mano anche nella regolazione, e sostanzialmente abbiamo utilizzato un approccio che poggia le proprie basi su un principio fondamentale che credo sia uno strumento tipico da regolazione in tempo di crisi, cioè il principio della selettività nella regolazione. Cosa significa? In maniera molto semplice, significa concentrare le poche risorse che sono a disposizione in tempo di crisi, sto pensando a tutti i settori, a quelli infrastrutturali, nei mercati, nella tutela del consumatore, concentrare le proprie risorse laddove la funzione di interesse, scusate, la funzione di utilità di interesse generale è più presente e più acuta. Sembra una banalità, probabilmente da dirsi è una banalità, ma vi garantisco che nel day by day, nell'attuazione della regolazione, se uno si focalizza su questo principio della selettività, o comunque concentrare le proprie regole e le poche risorse che si hanno laddove l'interesse generale è più pregnante e più presente, vi garantisco che questa attività operativa è di tutto rispetto, perché si tratta di cambiare e di introdurre diverse riforme. Infatti, vado su due esempi, ce ne sarebbero tanti, però due esempi che sono stati anche evocati nel rapporto, delle riforme di tipo selettivo che abbiamo introdotto dal 2011 sino ad oggi in realtà sul gas, sulla riforma del gas che è sotto gli occhi di tutto, di tutti, diciamo, lì in una pillola è stato vincente l'approccio di cercare di svecchiare, meglio, di modernizzare il nostro settore con la regolazione del mercato del gas, introducendo un segnale di prezzo, un mercato nuovo che segnalasse il valore del gas anche nel nostro paese indipendentemente dal valore dei contratti di lungo termine che storicamente, diciamo, hanno caratterizzato 40 anni di storia del gas in questo paese. Questo è stato, diciamo, l'inizio, l'incipit della riforma, e ha portato tutta una serie di benefici. Per esempio, ha portato all'allineamento del prezzo del gas dell'Italia con il prezzo europeo, prezzo prevalente degli altri europei. Oggi è ancora così all'ingrosso, si è avuto un ribasso del 20% per quanto riguarda la commodity all'ingrosso, che avete visto è stata ribaltata nel servizio di tutela del gas con un meno 7% da aprile fino ad ottobre. Lo dico sempre, questo 7%, uno dice, ma non è uguale al 20%, ma sono due percentuali su base diverse. Il 20% è il ribasso che si è avuto sui mercati all'ingrosso, che è traslato sulla tariffa omnicomprensiva, che non è solo commodity, ma è anche oneri di rete, fiscalità, eccetera, all'utente finale, al piccolo consumatore finale, si traduce, se fate i conti, proprio in un 7%. Quindi questa riforma è già scesa verso il consumatore e ha beneficiato di questa cosa. Secondo esempio, è relativo, ci dà il rapporto, alla regolazione dell'acqua, del servizio idrico. Noi qui siamo abbastanza neofiti, nel senso che è un anno e mezzo che siamo ci è stata attribuita la regolazione del servizio idrico integrato, un settore caratterizzato da una scarsità di investimenti pazzesca, cioè molto, molto peggiore, molto più intensa questa scarsità rispetto a quello dell'energia, un settore che anche in termini di qualità del servizio lascia molto a desiderare. Nel caso emblematico sono le perdite idriche lungo tutto, diciamo, l'acquedottistica del nostro paese. È stato citato lo scarso livello della qualità del servizio anche in termini di carta dei servizi per il consumatore. Io mi ricordo, faccio un parallelo agli albori dell'azione dell'autorità dell'energia 15 anni fa. Nel settore, per esempio, della distribuzione elettrica, là esistevano 70 carte dei servizi solo dell'Enel, sto parlando
dei momenti pre-liberalizzazione elettrica. Bene, la situazione dell'acqua è ancora peggio in termini di carta di servizi e di sua applicazione. Che cosa stiamo facendo? Allora, prendendo atto di questa situazione particolarmente grave, particolarmente critica, stiamo addirittura applicando una regolazione che noi chiamiamo asimmetrica, una regolazione aggressiva, d'assalto, in questo modo. Mentre nell'energia noi sostanzialmente abbiamo applicato una regolazione di tipo generale che prescinde dalla singola realtà specifica, nel caso dell'acqua ci siamo resi conto che dobbiamo anche differenziare gli schemi regolatori, proprio in ragione del fatto che la frammentazione del settore, la criticità di alcune situazioni richiedono un'attenzione e quindi anche una regolazione particolare. Quindi abbiamo sviluppato un menu di quattro schemi regolatori differenti. Guardate che è abbastanza innovativo per un regolatore differenziare, come se fossero quattro regolazioni diverse in ragione di parametri oggettivi che cercano di raggiungere, in funzione della situazione locale idrica, due obiettivi che sono, come dire, scontati da dirsi. Il primo è promuovere gli investimenti in un settore che è veramente alla canna del gas, se non si trattasse dell'acqua, esatto, e quindi in un settore veramente critico, caratterizzato da vent'anni di pochi investimenti, soprattutto nella decorazione. Sapete che lì ci stanno per arrivare delle multe, delle infrazioni europee per la qualità della decorazione. Quindi primo obiettivo, rilanciare gli investimenti in un tempo di crisi, quindi come dire, un dilemma pazzesco dal punto di vista economico, e secondo, elevare la qualità del servizio verso gli utenti del settore idrico. Chiudo, se posso ancora un minuto. Esatto, non mi mollate prima di un paio di domande. Chiudo con un altro esempio più sull'app enforcement che sta particolarmente a cuore. Noi con l'amico Giovanni Pitruzzelli e con il suo collegio abbiamo fatto delle prove concrete di collaborazione e credo ci siamo abbastanza riusciti, nel senso che abbiamo sviluppato assieme un protocollo di intesa, un protocollo di collaborazione che avrà anche degli addenda successivi nelle singole materie, e che cerca appunto di accordarsi, si parlava di accordo, professor Bassan, sui modi di espletare la tutela del consumatore in modo tale da non sovrapporsi, ma neanche da lasciare dei buchi di tutela del consumatore. Quindi credo che questo accordo firmato di settembre potrà avere anche delle ulteriori cose. Volevo segnalare un esempio che all'associazione dei consumatori è chiarissimo, quello dei cosiddetti contratti non richiesti nelle negoziazioni. Allora si incrociano tre domande così. Ah no, allora bene, dobbiamo risparmiare tempo. Togliamo subito questo sassolino dalla scarpa, perché sa che è una piaga aperta. Allora, da questo punto di vista noi abbiamo fatto come regolatore una disciplina l'anno scorso, a giugno dell'anno scorso, la famosa delibera 153/2012, che si pone prima, cioè a monte, rispetto all'accertamento del contratto non richiesto, che ovviamente è una fattispecie che rientra nel codice del consumo. Adesso c'è anche in vista il recepimento della direttiva Consumer Rights, quindi è assolutamente una fattispecie, il contratto non richiesto, che può seguire le vie classiche, quindi il trattamento attraverso il codice del consumo, quindi la competenza dell'antitrust o addirittura anche quella del giudice civile nel caso in cui ci vogliono. Però volevo qualificare e valorizzare, se possibile,
questa disciplina regolatoria, che è la 153, che si pone prima dell'accertamento del contratto non richiesto, quindi lasciando l'intonsa la facoltà di adire le vie, come dire, classiche che ho citato prima. Che cos'è questa disciplina? È una disciplina regolatoria innanzitutto volontaria, cioè l'operatore energetico può aderire, hanno detto quasi tutti, a questo protocollo di ripristino. Cosa succede? Il consumatore che si sente in qualche modo soggetto ad un contratto non voluto, non richiesto, entro certi tempi, che non sono i 10 giorni del diritto di ripensamento classico, ma sono 30 giorni a partire da una serie di diciamo di iniziative, anche di circostanze che sono messe in campo dalla 153 stessa, perché si deve parlare di welcome letter, una telefonata di conferma, eccetera eccetera, 30 giorni a partire da questo startup in cui il consumatore può dire: questo contratto per me non è voluto, unilateralmente. Il venditore che si è iscritto a questa, che ha accettato, ha aderito a questa procedura, può tranquillamente dire: bene, allora andiamo in procedura di ripristino. La procedura di ripristino porta il consumatore allo status quo ante, cioè al momento in cui stava con un altro fornitore, stava nel servizio di tutela. Quindi vedete che nel basket, nel novero di questi contratti trattati dalla 153, ci possono essere sia contratti non richiesti veri, non sono ancora accertati, diciamo potenzialmente contratti non richiesti, sia un diritto di ripensamento allungato, 30 giorni, da parte del cliente. Quindi è una disciplina preventiva, molto preventiva rispetto al trattamento di un contratto, all'accertamento di un contratto non richiesto. Che cosa succede al cliente finale che entra nella procedura di ripristino? Appunto, che viene riportato come se niente fosse successo al momento in cui è entrato suo malgrado in questa fattispecie che lui dice di non volere, che sia veramente un contratto non voluto o meno. Questo adesso gli operatori mediamente registrano le telefonate quando propongono dei servizi. Sì, si registrano le telefonate, ma poi devono mandare la welcome letter, cioè informare il cliente che devono passare certi tempi. La cosa che volevo citare è questa disciplina 153, che non è, passa sotto il nickname di contratti non richiesti, ma è, come dire, preliminare, a monte, cerca di sfoltire, di scremare la fase, diciamo, di accertamento vera del contratto non richiesto, è, a nostro modo di vedere, addirittura compatibile con la direttiva Consumer Rights, la quale dice, un certo articolo, un certo comma, che il consumatore che ha un contratto non richiesto, accettato, ha diritto a non pagare alcuna prestazione corrispettiva per quel bene non voluto, per quel servizio non voluto. Benissimo, il ripristino della 153 è anche rispettoso, non si occupa dei contratti non richiesti, ma è rispettoso di questo principio, perché cosa succede? Al consumatore che viene, tra virgolette, ripristinato, cui viene ripristinato lo status quo ante energetico, paga per quei mesi che come dire, ha utilizzato, in cui ha utilizzato l'energia elettrica o il gas durante il periodo, tra virgolette, non richiesto, paga gli oneri di rete e la fiscalità come avrebbe pagato in ogni caso, anche se avesse avuto un contratto richiesto, quindi un contratto pacifico. E paga la commodity, quindi il costo del kilowattora, nel servizio di tutela. Qui la precisazione, e chiudo, da fare è che il servizio di tutela in Italia, oltre ad essere un controllo di prezzo per i piccoli consumatori, ha anche una natura di servizio di multipla istanza o servizio universale, si chiamerebbe in altri settori, penso alla telefonia. Quindi quell'energia che è stata consumata e viene pagata nel periodo di ripristino del contratto potenzialmente non richiesto è un'energia valorizzata al servizio universale. Quindi la 153, pur non essendo una disciplina specifica, lo dico per l'ultima volta,
di trattamento del contratto non richiesto, lasciando antitrust e tutti gli altri attori, compreso i completamente liberi di essere liberi sulla faccenda, è una disciplina che a livello di principi non impone la prestazione corrispettiva, perché, l'ho dimenticato di dire prima, il corrispettivo di vendita al venditore non richiesto viene cancellato. Quindi sostanzialmente il consumatore paga per i mesi di ripristino il servizio universale, quindi non è assolutamente staccato, o comunque non paga neanche niente, perché in quei mesi ha consumato l'energia, ha tratto beneficio dal servizio, quindi dal sistema, ma il corrispettivo di vendita al venditore non richiesto non viene corrisposto. Quindi questo volevo, come dire, categorizzare, valorizzare un attimo in più questa 153, che alcuni dicono è la disciplina dei contratti non richiesti, tratta l'autorità, il codice, l'autorità di regolazione, il codice del consumo, non è assolutamente così, è una disciplina preventiva di cui con Giovanni abbiamo anche inserito un capitolo speciale nel nostro protocollo d'intesa, e quindi funziona, credo, in maniera buona. Ecco, purtroppo devo salutarla perché naturalmente è stato solo il primo degli interventi, però sarebbe stato questa opportunità di fare la famosa marcia indietro, appunto per ripristinare la condizione originaria, perché il tema, dottor Bordoni, Fortoni lei lo sa, è quello appunto proprio di arrivare alla platea dei consumatori, che sono spesso appunto loro malgrado coinvolti in queste situazioni appunto anche spiacevoli, e poi non sanno appunto come potersi difendere, però lei lo sa perché il vostro sportello del consumatore sono molto affollato e molto attivo. E un'ultima indicazione, magari se volete rendere questa rete idrica nazionale più appetibile agli investimenti, magari forse un accordo va fatto con l'autorità dei contratti pubblici, con la cooperazione. Bene, grazie dottor Bordoni. Grazie.